E quindi purtroppo, come dire, la parità di genere non è di questa serata, neanche una, come dire, parvenza. Vorremmo entrare subito nel merito, per la semplice ragione che il video prima e l'intervento di Nicola Tirapelle poi hanno già chiarito il contesto. Noi ci assumiamo un ruolo che è anche abbastanza facile, cioè quello di dialogare, di fare delle domande a Paolo Berizzi. Ovviamente lo ringrazio non tanto e non solo per essere qui questa sera, ma per lo sforzo di avere fatto questa serie di inchieste, questa serie di approfondimenti che hanno poi trovato elaborazione finale in questo libro, che è davvero un libro importante. Comincio io col fare una domanda abbastanza, come dire, il rischio poi è quello che ogni domanda prende tutte le questioni, ma c'è una cosa che da cui volevo cominciare per una ragione molto semplice, perché questo libro è estremamente importante proprio perché salda l'analisi e il racconto dei gruppi della destra estrema, neofascista e neonazista, al fenomeno del successo elettorale e politico e, diciamolo pure fuori dai denti, popolare, di una forza come la Lega, che ha trovato una rapidissima crescita di consensi. Proprio da questo parte il tuo libro, il primo capitolo è dedicato a questa analisi e che sinceramente mi sembra il punto centrale. Quindi la domanda è proprio sull'importanza di questo rapporto, ma è anche sull'importanza e sul senso del rapporto tra questo fascismo 2.0, forse neofascismo 2.0, ma forse siamo già arrivati al 2.1, ho l'impressione, se vogliamo continuare con questa metafora di tipo digitale, e il vecchio fascismo, perché anche su questo lo stesso titolo, come dire, la stessa copertina del tuo libro è un po' basata su questa alternanza. Il titolo Nazitalia è secco e molto, come dire, guarda molto in avanti, e poi c'è il sottotitolo che come dire, lo ammorbidisce un pochino: viaggio in un paese che si è riscoperto fascista. Io vorrei che tu partissi da queste due possibili direzioni di indagine. Allora, buonasera a tutti. Prima di risponderti, permettetemi di ringraziare gli organizzatori per l'invito. Torno a Como dopo quasi un anno e permettetemi di ringraziare anche gli uomini delle forze dell'ordine che questa sera sono e in sala e fuori da questa sala, e che ci permettono, insomma, di parlare, di discutere, di ascoltare musica. Anzi, ho una domanda secca per il pubblico: artisticamente preferite la musica di Mauro o gli attacchini notturni di Forza Nuova? Ognuno ha i suoi gusti, insomma. Io devo dire che se noi questa sera possiamo così parlare del mio libro, del ritorno del fascismo, io sono uno di quei visionari ossessionati che qualche anno fa raccontavano questa cosa, e di ritorno si sentivano dire che vedevano i fantasmi su Marte, i fascisti su Marte, scusate, lapsus. Poi insomma, tanto fantasmi non sono, perché poi si muovono, soprattutto la notte, credo sia un problema anche di insonnia, no? Perché
quelli che sono venuti questa notte ad attaccare lo striscione qui di fronte, dove il libro da Nazi Italia diventava Infami Italia, e quale miglior complimento insomma potevano farci, sono gli stessi che partecipavano, che hanno partecipato a Varsavia lo scorso anno ad una manifestazione dell'ultradestra nazionalista con tutti i gruppi europei, e c'era anche Forza Nuova, tra slogan antisemiti, cori inneggianti alla supremazia della razza bianca, eccetera eccetera. E quindi dicevo che quando denunciavo anni fa con le mie inchieste, con i miei servizi su Repubblica, il ritorno di quella destra lì, che poi la destra che raccontiamo, che poi si è saldata con un partito che oggi traina il governo, anche se può sembrare paradossale, il partito di minoranza della compagine governativa, ma è il partito che di fatto marchia questo governo, che secondo me è un governo non di destra ma di estrema destra, è il governo più a destra degli ultimi 50 anni, è un governo che credo ci riserverà altre sorprese oltre a quelle con cui hanno iniziato, col botto direi, e credo siamo solo all'inizio. Non sono un pessimista, anzi sono ottimista di natura, ma qui credo che è difficile scorgere lampi di luce e di ottimismo. E però dicevo, torno a Como e dopo quasi un anno, ero venuto, vedo degli amici, vedo Fabrizio, quando Giampaolo Rosso ed altre 10 persone furono accerchiate nella sede di Como Senza Frontiere, da una dozzina di soldati politici, come amano definirsi, no? E quel caso divenne un caso nazionale, e ci fu un'indignazione generale, la sinistra sembrava essersi ricompattata, durata pochissimo, 24 ore, intorno a quel caso, una manifestazione a Como, e quando la mattina mi arrivò il video quel blitz squadrista, perché tale era e tale va chiamato, bisogna iniziare a chiamare un po' le cose col loro nome e a non far finta che sia folklore, come diceva Salvini, no? Non sono solo quattro ragazzotti, la colpa è di chi porta gli immigrati in Italia, no? Che poi è la narrazione tipica di chi oggi chiude i porti, censisce su base etnica una popolazione in molti casi anche legittimamente residente in Italia, chi minaccia di togliere la scorta a chi combatte la mafia, come se il problema di Salvini non fosse la mafia ma chi la combatte, e vabbè, poi semmai a questo arriveremo. E però dicevo che quando vidi quel video, mi impressionai perché capii che si era superato, si era andati oltre l'asticella alla quale eravamo abituati, si era andati oltre con delle modalità che io non avevo mai visto negli ultimi anni, e che devo dire nel mio piccolo ho provato, quell'ebbrezza lì l'ho provata un mese fa, più o meno dal 28 maggio, a Padova, quando durante la presentazione di Nazi Italia alla libreria Feltrinelli, militanti di Forza Nuova sono entrati in sala dopo aver distribuito dei volantini all'esterno della libreria in strada, anche lì c'è stato il copyright, hanno coniato il copyright Infami Italia, sono entrati in sala e si sono messi lì a braccia conserte, crani rasati, maglietta nera, tatuati, di fronte a me e agli altri due relatori, uno era Pippo Civati, ex deputato del PD, e l'altro era un collega della RAI locale. Io devo dire, ormai non mi scompongo, non mi turbano particolarmente, perché è da mesi, anzi anni, che ricevo manifestazioni d'affetto da parte di questi sinceri democratici di Forza Nuova, da parte dei neonazisti di Varese, della comunità militante del 12 Raggi e non solo. Ma il pubblico che era in sala
alla Feltrinelli, diciamo che è rimasto un po' di sasso, perché non accade tutti i giorni che durante la presentazione di un libro o durante un'assemblea come quella di dicembre 2017 di Como Senza Frontiere entrino degli ospiti indesiderati, non invitati, accerchino o si parino davanti ai presenti e con queste modalità tipicamente fasciste, con una violenza che è violenza anche quando non è esercitata, perché dice ma cosa hanno fatto, non hanno picchiato nessuno, non hanno fatto... ma la violenza è violenza anche quando viene esibita, quando viene evocata, quando il messaggio è non ti faccio niente ma sono nelle condizioni di farti qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Questa è un po', diciamo, la sensazione unica, l'ebbrezza che ho provato anch'io a Padova in libreria, e quindi credo che se le forze dell'ordine ci fossero state anche a dicembre dello scorso anno in quella saletta, non potevano prevedere ovviamente, nulla potevano sapere, avrebbero evitato, credo, una delle vicende, le azioni più inquietanti, anche più odiose degli ultimi anni. Queste cose fino a ieri non accadevano. I fascisti fino a ieri avevano ancora un velo di pudore, di, insomma, chiamarla timidezza forse un po' troppo, ma insomma, così come in Italia è caduta la pregiudiziale sul fascismo, secondo me è caduta quasi totalmente, purtroppo, da parte dell'opinione pubblica, da parte di chi fa informazione, che è sempre più timido nel parlare di fascismo, di neofascismo, no? Quasi fosse un problema laterale minore, qualcosa di noioso da affrontare, da parte ovviamente della politica, di destra, che si capisce, ma anche di sinistra. Nel libro io non faccio sconti, chi lo ha letto lo può garantire, nemmeno a sinistra. In questi anni si è minimizzato, si è banalizzato, si è fatto finta di niente, si è detto che erano, sì, insomma, un problema residuale, scorie del passato, dice. E quindi anche per colpa di questa disattenzione, ma questo ce lo diciamo tante volte, ormai è diventato un ritornello che conosciamo bene, anche per questa disattenzione i fascisti sono avanzati, sono tornati, con nuove forme, poi ci arriveremo, e facendo cose che non facevano fino a ieri. Entrare in una libreria durante la presentazione di un libro, andare nella sede di un'associazione che è attiva nel tema, nell'ambito dell'accoglienza dei migranti, fare parate di stampo neonazista, neofascista, nei cimiteri, nelle piazze, andare nelle redazioni dei giornali per intimidire, per lanciare delle torce contro le sedi del successo Repubblica lo scorso anno, e via via tante altre cose. Abbiamo citato prima Macerata, che è stato un po' il punto forse di non ritorno, io spero che si ritorni, ma insomma lì abbiamo visto uno che è Luca Traini, di cui 20 minuti dopo sapevamo tutto, sapevamo che era iscritto alla Lega, candidato per la Lega, sapevamo che il 4 novembre era in piazza con Forza Nuova a Roma, nel corteo Tutto per la Patria, doveva essere la seconda marcia su Roma, la volevano fare il 28 ottobre, come quella del 1922, Minniti glielo vietò, ma la fecero il 4 novembre, pochi giorni dopo. Luca Traini era lì, era con i camerati di Forza Nuova, gli stessi che ci hanno dedicato lo striscione questa notte. E Luca Traini spara contro gli immigrati e poi si avvolge in un tricolore e fa il saluto romano nella piazza di Macerata. Anche lì prudenza, cautela, silenzi imbarazzati e imbarazzanti. Renzi, piano, aspettiamo, vediamo, occorre cautela. Di Maio, idem con patate, aspettiamo, occorre cautela, vediamo. Ma cautela di che? Come dicono ad altre latitudini. Ecco, anche per questo i fascisti
hanno potuto seminare, coltivare un terreno anche per questo. Poi insomma, ci sono altri semi di cui adesso parleremo, arrivo alla domanda e ti rispondo perché mi sono allargato, capita, lo sperate, e anche lì, anche con questi semi, i neofascisti hanno arato il terreno e oggi stanno raccogliendo i frutti. Che cosa è successo? È successo che tutto quello che stiamo assistendo in queste ore, in questi giorni, le navi dirottate in altri paesi, l'hashtag chiudiamo i porti, il censimento dei Rom sui quali, no, doveva battersi persino la ruspa, quindi diciamo che per ora siamo ancora alle fasi iniziali, siamo al censimento, poi chissà, magari entrano in azione appunto le pale meccaniche. Fino all'ultima vicenda di Saviano di cui, che abbiamo già accennato, tutto questo non accade casualmente, cioè non è una cosa che arriva adesso e che di cui nessuno poteva sospettare. Questa roba qua inizia perché da anni è in corso, io lo dico chiaramente nel libro e il libro è su questo, è in corso uno sdoganamento del fascismo che ritorna sotto nuove spoglie, sotto mentite spoglie, a volte in modo plateale, a volte in modo molto più subdolo, ed è questo poi l'aspetto che è più interessante, secondo me, quello che ho cercato di snocciolare in questo libro, che peraltro non è nemmeno agile perché sono oltre 400 pagine. Il terreno era preparato. Il terreno era preparato perché c'è stato questo sdoganamento e l'Italia si è divisa tra chi ha detto è tutta colpa degli immigrati e dei Salvini e chi dice, Renzi, Minniti, insomma abbiamo sentite tante, il fascismo in Italia è morto per sempre. Io ovviamente dissento e dall'una e dall'altra tesi, dissento con forza, infatti nel libro lo scrivo tutt'altro. E questo sdoganamento è continuato e continua e continuerà sotto le nuove forme del sovranismo nazionalista, del populismo che inneggia e ha portato dentro il governo parole d'ordine che credevamo sepolte, dimenticate. Prima gli italiani, lo slogan mantra della Lega, non casualmente anche lo slogan di Casabando. E arrivo alla risposta finalmente. Allora, è successo che questi partiti, che oggi non sono al governo, ma è come se lo fossero, Forza Nuova, Casa Pound, altre formazioni come Lealtà Azione, che sono in forte ascesa in Lombardia e non solo, nel nord Italia, aprono sedi anche nel centro, nel sud Italia, penso al Veneto Nero, che si riproduce da anni e che oggi ha partorito nuovi gruppi, progetto nazionale, Fortezza Europa, alla quale partecipò, così stiamo sempre in zona Lega, l'anno scorso il neo ministro alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, veronese, salviniano doc, partecipa ad un'iniziativa di Fortezza Europa, un'iniziativa sulla legittima difesa. Fortezza Europa non è un circolo, non è un dopolavoro ferroviario, non è nemmeno un'associazione che si dedica alla numismatica. Fortezza Europa è un gruppo neofascista di ispirazione nazionalsocialista, già dal nome, perché Fortezza Europa è il termine con cui sotto il Reich le autorità tedesche indicavano quella parte di Germania occidentale che era sotto il dominio, sotto il controllo del partito nazista. Ecco, Lorenzo Fontana senza nessuna timidezza partecipa all'iniziativa di Fortezza Europa, iniziativa e dibattito moderate di un signore che si chiama Emanuele Tesallo, che è il frontman del gruppo nazi rock Hobbit. E allora diciamo che un ministro, allora non lo era ancora, lo è diventato poi, alla famiglia, alla disabilità, che ha queste frequentazioni, diciamo che in un paese normale dovrebbe imbarazzare più di uno, ma tant'è, qui nessuno si imbarazza. Ministro Centinaio, Gianmarco Centinaio, ministro dell'agricoltura, la Lega da anni sono esperti di agricoltura e legittimamente gli viene affidato questo dicastero.
Gianmarco Centinaio nel 2002 partecipa ad una manifestazione a Pavia di Forza Nuova. Dici, ma cosa ci faceva lì? Un leghista duro e puro, la Lega, all'epoca erano ancora federalisti, indipendentisti, autonomisti, c'è stata una fase addirittura in cui volevano staccarsi dall'Italia, no? Gridavano la secessione. Che ci faceva lì il ministro Centinaio? Dice, sono venuto a tenere calmi i ragazzi. Vabbè, insomma, spiegazione suggestiva. E quindi andò a tenere calmi i ragazzi. Nel frattempo postava dei simpatici post dove vomitava odio, rabbia, livore contro i terroni, che erano il nemico della Lega, il bersaglio preferito della Lega, di Salvini, no? Ricordiamo tutti. Senti che puzza, scappano anche i cani. Poi il ragazzo si è evoluto e oggi diciamo che si dedica non più ai terroni ma agli immigrati. Quando è venuta la saldatura tra l'estrema destra e la Lega? Ci sono delle date ben precise, ci sono dei fatti che io ricostruisco, spero in modo accurato, nel libro, che raccontano la genesi. Io dedico le prime 60 pagine, come hai detto tu prima, al fascio leghismo. Che cos'è il fascio leghismo? Non è un'invenzione giornalistica, non è un'ossessione dell'autore di Nazi Italia, è un esperimento politico, io credo, tra i più innovativi e tra i più sorprendenti della politica italiana negli ultimi 20, 30, 40 anni. È la fusione fredda, quasi in laboratorio, tra un partito che tradizionalmente era contro il centralismo, contro il nazionalismo, contro l'impostazione statuale del fascismo, e cioè la Lega, e quello che una volta era il suo esatto opposto, per quanto riguarda l'impostazione, le visioni, poi come forme di comunicazione e come contenuti, diciamo che c'erano già all'epoca dei terreni di contiguità, diciamo, che poi sono diventati delle praterie. La Lega da una parte e dall'altra parte i partiti neofascisti. C'è una data, 2014-2015, Lega e Casa Pound sono sostanzialmente, formalmente alleate, non diciamo in Parlamento, ma in piazza. Lega e Casa Pound manifestano insieme contro gli immigrati. Lo fanno a Milano, in Piazza Duomo, 2014, lo rifanno l'anno dopo in Piazza del Popolo a Roma, e lo slogan era questo qui: no invasione. Poi la coppia scoppia, ma come cantava credo Venditti, i grandi amori fanno giri immensi e poi a volte ritornano. E così è un po' andata. E così è un po' andata perché, sebbene poi Casa Pound decide di andare per conto suo e la Lega idem, ed è andata meglio alla Lega che a Casa Pound, insomma, ma forse anche no, succede che poi un mese fa, nella tribuna d'onore dello Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia Juventus-Milan, il milanista Matteo Salvini, non ancora ministro dell'Interno, ma diciamo in pectore, in procinto di, si presenta in quella tribuna d'onore, cioè nel luogo più fotografato d'Italia, perché la tribuna d'onore dell'Olimpico, chi frequenta gli stadi lo sa bene, è il posto più paparazzato che esista in questo paese. Matteo Salvini, futuro ministro dell'Interno, si presenta lì indossando il giubbotto d'ordinanza di Casa Pound. Anche lì, come accade per il video del blitz squadrista nella sede di Como Senza Frontiere, vedo delle foto la mattina e riconosco questo marchio, di cui non farò più il nome perché l'ho già fatto troppa pubblicità in diretta. Mi hanno anche mandato dei capi d'abbigliamento per dire che loro rispondono la devo raccontare perché è meravigliosa. Loro rispondono con l'ironia e col sorriso al mio odio e al mio pregiudizio. Il titolare di questa azienda, di cui ripeto non farò il nome, che è il marchio di fabbrica dei militanti di Casa Pound, cioè è il brand di moda che da anni indossano, vestono i militanti simpatizzanti neofascisti o fascisti del terzo millennio di Casa Pound. Il titolare di questa azienda, Francesco Polacchi, è stato arrestato e condannato nel 2008 perché prese a sprangate degli studenti, dei collettivi in Piazza Navona, qualcuno di voi forse lo ricorderà, era l'epoca della riforma Gelmini, e fu condannato.
Attualmente è sotto inchiesta perché, sempre con l'arma dell'ironia e del sorriso, ha preso a calci due persone fuori da Palazzo Marino, perché l'anno scorso fecero irruzione, i militanti di Casa Pound manifestarono con un blitz contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e anche in quell'occasione l'ironico titolare di questo marchio di Casa Pound prese a calci due persone e per questo è indagato sotto indagine. Ma tant'è, loro mi mandano due capi per dire che mi rispondono con l'ironia. Matteo Salvini allo stadio. Io non credo che si sia messo su il primo capo che ha trovato nell'armadio, da abbigliamento. Nella politica di oggi, lo sapete meglio di me, si vive di comunicazione, di messaggi, di simboli, di tweet, di post. Purtroppo abbondano i tweet e i post più che i contenuti, si va ormai su pochi caratteri e si pensa di fare un governo a colpi di tweet e di post. In quest'era dell'ipercomunicazione, un giubbotto ufficiale di un partito neofascista, già definito dalla Cassazione un'organizzazione con finalità sovversive, 2011, Napoli, ma tant'è, ammesso, così come accade a Forza Nuova, alle elezioni amministrative, regionali, politiche, un ministro degli interni non ancora ma quasi che si presenta con quel giubbotto, io credo che abbia lanciato un segnale ben preciso. Si sia rivolto a un mondo che è un mondo ben definito, e Salvini, che va con quel giacchino lì e si fa vedere con quel giacchino, col cappellino del Milan, il figlio accanto, e lancia questo messaggio: io sono qui anche per voi. Non mi sono dimenticato di voi, del vostro appoggio, del vostro sostegno, dei vostri voti. Dice: ma hanno preso solo lo 0,9% e Forza Nuova lo 0,5%. Dove sono tutti? Dove erano tutti questi fascisti? Se li ha inventati Berizzi, se li ha inventati Repubblica, se li ha inventati l'Arci, se li ha inventati la CGL, l'Ampi? No, no. Allora, a parte che Casa Pound prende 7 volte tanto i voti che prese al giro precedente, ed è un primo fatto che molti hanno fatto finta di non cogliere. Secondo aspetto: i partiti dell'estrema destra non sfondano le ultime elezioni del 4 marzo, non superano la soglia del 3% per un motivo aggiuntivo, e cioè che la gran parte di quei voti vengono aspirati letteralmente da un partito che fascista non è, non lo è, diciamo, formalmente, ufficialmente, che è la Lega. E qui torniamo al fatto che Salvini questi voti, questi partiti, li ha inseguiti a lungo, ha cacciato questi voti per anni. È iniziato nel 2015, nel libro racconto, se non vi dico tutto, se no poi vi passa la voglia di leggerlo, racconto a chi Salvini dà l'incarico di andare dai fascisti e dire: stringiamoci la mano e mettiamoci insieme. Racconto quando questo è avvenuto, con quali promesse, con quali patti. E racconto che non solo lo slogan è lo stesso, prima gli italiani. 24 febbraio, Piazza Duomo, comizio finale di Salvini, io ero sotto il palco per scrivere, la Repubblica, e Salvini, che con il rosario in mano manda i baci alla Madonna, alla Madonnina, e cita Pertini, Pasolini persino, e giura sulla Costituzione e sul Vangelo, lì c'è stata la svolta, diciamo, ultracattolica, sovranista, nazionalista, ormai insomma è un minestrone che poi però ha dato i suoi frutti e continua a darli. In quella piazza lo slogan era: prima gli italiani. A 200 metri da Piazza Duomo c'era Casa Pound con chi faceva l'ultimo comizio, Simone Di Stefano, il segretario di Casa Pound, quello che aveva promesso: faremo volare sedie e schiaffoni in Parlamento. Ora, le sedie e schiaffoni per fortuna non sono ancora volate, speriamo, vediamo fino a quando, ma è successo che quella piazza, Piazza Duomo, ha abbracciato e inglobato anche quell'altra piazza. E quindi, se la Lega e Casa Pound si sono poi, diciamo, esteticamente divise, ma poi nei fatti sono rimaste, diciamo, in società, e lo abbiamo visto, insomma, da segnali. Se voi fate un giro in questi giorni sulle pagine di Casa Pound, di Forza Nuova, di Lealtà Azione, è tutto un florilegio di pipurrà e viva per i porti chiusi, per Saviano senza scorta,
per il censimento dei Rom. È tutto un applauso. Allora, questo cosa significa? Significa che un partito, e cioè la Lega, che ai tempi di Bossi, io racconto di un manifesto in cui la Lega diceva: noi non saremo mai con gli amici di Jean-Marie Le Pen, mai, mai con i fascisti, la voce cavernosa di Umberto Bossi, secondo congresso della Lega a Bologna, era ancora Lega Nord all'epoca, non c'era ancora la Lega nazionalista, cioè il fronte italiano, il fronte nazionalista italiano. Quella Lega lì, grazie a Matteo Salvini, è diventato un partito che non solo ha strizzato l'occhio all'estrema destra, ma addirittura se l'è inglobata. Cito e chiudo un secondo episodio che ricordo in modo molto chiaro. L'ultima Pontida, settembre 2017, Matteo Salvini sale sul palco e dice: se andremo al governo aboliremo la legge Fiano, che peraltro legge non è mai diventata perché hanno sciolto prima le Camere, forse non sarà diventata comunque perché la destra aveva promesso barricate al Senato, scioglieremo la legge Fiano e la legge Mancino. La legge Mancino non è una legge qualunque, è la legge e il fumo negli occhi dell'estrema destra, perché è la legge che punisce l'istigazione all'odio razziale, etnico e religioso. A proposito di Rom censiti e eccetera. Ah, apro parentesi, alla fine ci sarà una sorpresa audio, se ve la meriterete, penso di sì. Vi farò ascoltare un audio che secondo me è una chicca, che racconta un po', mi è venuto in mente a proposito della legge Mancino, che racconta un po' il clima che si è creato in Italia e che è il clima che racconto nel libro, dove parlo di un paese che si è riscoperto fascista quasi a sua insaputa, per citare Scajola. Un paese che sotto sotto forse non ha mai smesso di essere fascista e che però adesso ha preso coraggio, non si nasconde più, non è più timido nelle piazze fisiche, nelle strade, nelle piazze virtuali, cioè sul web, dove spopolano, proliferano le pagine che inneggiano l'estrema destra, al fascismo, al nazismo. Ci sono oltre 600 pagine apologetiche del fascismo su Facebook. E il signor Zuckerberg, a cui qualcuno, per esempio Laura Boldrini, scrisse: guarda che in Italia succede questo, 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 riuscite magari a darci un taglio, a fare... mai risposto. Io ho presentato il libro con Laura Boldrini a Roma, e ricordò questa cosa, dice: io scrissi a Zuckerberg, ma nicchiarono, dall'America fecero orecchie da mercante. E devo dire che nonostante questo, Zuckerberg, se voi cercate la pagina Facebook di Nazi Italia del libro e non la acchiappate subito, non è perché sia successo qualche strana cosa, ma perché il signor Facebook ci ha fatto storie perché non gli andava bene il nome Nazi Italia. Un libro che denuncia le derive nazifasciste di questo paese non aveva diritto di cittadinanza su Facebook, e quindi abbiamo dovuto fare una piccola modifica e sostituire la I di Italia con il numero 1. Quindi se la cercate è Nazi Italia con l'1. Tant'è, sembra una barzelletta, ma questo accade, anche questo accade in questo paese. E quindi Salvini che dice abolisco la legge Fiano, la legge Mancino, e fa un regalo con 10 fiocchi all'estrema destra, e non a caso 48 ore dopo quell'annuncio sul sito, sulle pagine Facebook di Forza Nuova, Roberto Fiore e i vertici regionali di Forza Nuova invitavano i militanti a votare sì al referendum, ve lo ricordate, per l'autonomia fiscale di Lombardia e Veneto. Quindi c'è stato un cambio merci, per usare un termine commerciale, che nel giro di 48 ore ha funzionato benissimo. E questo è uno dei tanti casi, per cui siamo passati dai vichinghi e dal verde padano al blu Trump, che ormai è il colore dominante della Lega. Quando noi scriviamo sui giornali il governo giallo-verde, diciamo una grossa cazzata, perché la Lega non è più verde da tempo, la Lega è blu come il partito di Trump, e infatti il segretario della Lega, il ministro degli interni di questo paese, forse il premier ombra di questo paese, perché io credo che il vero premier di questo paese oggi sia Matteo Salvini, non quell'avvocato che è stato messo lì forse facente funzione. Salvini non casualmente continua a giocare a fare il piccolo Trump. Ecco perché, e chiudo, Lega,
e partiti neofascisti sono di fatto oggi, fanno parte della stessa compagnia di giro, della stessa compagine, e quindi Casa Pound, Forza Nuova, Lealtà Azione e tutte le altre sigle di cui abbiamo parlato hanno un rappresentante dentro il governo che, se non è ufficiale, è certamente ufficioso. Questo siamo arrivati, ci sono voluti 4 anni, da 2014 al 2018, il fascioleghismo si è compiuto, si è fatto, e il risultato è questo, quello che vediamo in questi giorni sotto i nostri occhi.